Idea Web con coach Mario Barbiero, allenatore del VBC Synergy Mondovì. Coach, una bella partita, tanta grinta dalla sua squadra e la maledizione finalmente in qualche modo si è interrotta. Sì, finalmente festeggiamo una vittoria che è venuta anche giocando abbastanza bene. In sostanza quello che abbiamo fatto oggi è abbiamo mantenuto un po' di continuità in alcune fasi del gioco e i ragazzi sono stati bravi. Dopo l'esperienza del passato tie break dell'ultima partita giocata, ora abbiamo ripreso un po' anche di convinzione, quindi sono molto contento e soddisfatto, anche se dovremo già pensare alla prossima che è a Cantù domenica, quindi abbiamo già la testa impegnata a preparare quella gara là. Sì, solamente 3 giorni dalla prossima partita, come si riesce a recuperare e a rilanciarsi per una nuova sfida? Ma sai, l'entusiasmo della vittoria un po' fa da medicina, quindi probabilmente ci aiuterà a metabolizzare anche qualche acciacco che abbiamo, però voglio dire, ho visto negli occhi dei ragazzi oggi anche la felicità che giustamente meritano, perché stiamo lavorando veramente tanto in palestra e loro devo dire che ci stanno mettendo veramente anima e corpo, quindi assolutamente sono soddisfatto di come la squadra approccia il lavoro. Siamo stati sfortunati per tante vicissitudini, speriamo di aver pian piano intrapreso la giusta strada. Questa settimana poi una ulteriore buona notizia, l'arrivo del palleggiatore Putini. Domenica sarà già disponibile? Domenica sarà già disponibile al 90%, ancora non abbiamo l'ufficialità, però dovrebbe essere disponibile, è un giocatore in più, ma partiamo già con il sestetto di oggi, che è un sestetto che ha dato una buona continuità, quindi la sua venuta a Mondovì è una venuta importante per noi, perché ci dà la possibilità, uno, di allenarci bene, e due, ci dà anche qualità in quel ruolo lì, perché è un palleggiatore abbastanza esperto, è un palleggiatore che sa bene il suo mestiere, quindi lo aspettiamo, bisogna dargli il tempo di adattarsi alla squadra e di adattarsi al gioco, però lo aspettiamo a braccia aperte. Grazie mille, coach.